Salve Sandro, Tabuzzi Domenico, Tabuzzi Walter, Console Ornando, D'Angelo Romero, dell'Arcivescovo Luigi, di Crescenzo Antonello, di Prinzio Donatello, Iezzi Floriano, Niccoli Eva, Joel Mauro, Simeone Domenico, Antonio Calla, di Crescenzo Gianna, dal Pozzo Simone, della Pelle del Giorgio, prima di Gianluca. Con 12 consiglieri del sindaco, la seduta è valida, sarà tra le ore 18:53 minuti. Comunico l'assenza della consigliere Gianna Di Crescenzo, che ha fatto pervenire una nota dove dice che è impegnata in attività scolastiche e in incontri politici precedentemente assunti, quindi giustifica la sua assenza. Passo al primo punto all'ordine del giorno, approvazione del schema di convenzione in forma associata del servizio di segreteria comunale. La parola al sindaco. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Come sapete, dal 1 novembre la segretaria dottoressa De Tomasi ha lasciato l'incarico di segretario generale del nostro comune per l'incarico presso altro comune. La cosa ci ha preso un po' di sorpresa, creandoci anche qualche piccola difficoltà nell'organizzazione interna. Tuttavia riteniamo doveroso rispettare la scelta della dottoressa De Tomasis e le auguriamo, come abbiamo già avuto modo di fare, buon lavoro nella nuova sede. Per sopperire alla carenza e alla nomina del nuovo segretario comunale ci siamo mossi sui vari direttrici, quali la prefettura, l'albo del segretario comunale provinciale, anzi l'ex albo provinciale, del segretario comunale, conoscenze personali, per avere una scelta quanto più ampia possibile sul prossimo segretario comunale di questo comune. Abbiamo avuto risposte interlocutori di 4 segretari, restringendo poi la scelta a 2, il dottor Graziani e la dottoressa Dall'Oglia, in quanto gli altri, dopo aver avuto conoscenza delle problematiche del comune, hanno preferito rimanere nel comune dove erano. Il dottor Graziani, che era ex segretario comunale presso per 12 ore presso il comune di Pollutri, mentre la dottoressa Dall'Oglia occupava e occupata per 36 ore nei comuni di Fecchio, Canosa, Sanita e Giuliano di Latino. La nostra scelta, per motivi pratici, come la distanza del guardiapiede, la propria capacità, la giovane età della dottoressa Dall'Oglia, quindi la nostra scelta è caduta sulla dottoressa Dall'Oglia, che continuerà ad avere 12 ore presso il comune di Giuliano di Latino, ovviamente svolgerà altre 24 ore presso il nostro comune. E noi dovremmo questa sera deliberare per la convenzione affinché quale che sia il comune capofila di riferimento del segretario comunale, ed anche perché è quello che si è resa più disponibile nel venire a fare 24 ore qui. Quindi questa sera verifichiamo e diamo la possibilità all'amministrazione di poter stabilire la convenzione con il comune di Giuliano di Latino per convenire per il quadriplegico del comune capofila e con 24 ore la dottoressa Dall'Oglia, e Giuliano di Latino sarà in convenzione se non la dottoressa Dall'Oglia con le altre 14 ore. Grazie, chiedo la parola. Prego, consigliere dal posto. Grazie. Una prima domanda, volevo sapere se le problematiche che hanno convinto gli altri aspiranti si riferiscono solo al fatto dell'amministrazione, nel senso alle persone degli amministratori, oppure se ce ne sono altri che non conosciamo. E poi altra domanda, c'eravamo subito preoccupati di vedere qual era la durata della convenzione, perché chiaramente essendo il mandato in scadenza e con alta probabilità prospettandosi un cambio, magari si poteva concedere a chi verrà di
diciamo, adottare determinazioni diverse. All'articolo 7 della Convenzione c'è scritto della possibilità di recesso unilaterale con le modalità che sono lì indicate. Io mi chiedevo però se questa previsione è contenuta eventualmente anche nel, adesso confesso di non conoscere nel dettaglio la disciplina del rapporto tra il segretario e il comune. Ci sarà un contratto che lega il segretario al comune, ci interessava capire cosa è scritto nel contratto anche a questo proposito. Poi ci interessava pure capire il motivo per il quale, ad esempio, nella deliberazione che è stata assunta dal comune di Giuliano Teatino, si fa un esplicito riferimento al nome del segretario, cosa che qui non c'è. In quella delibera, però, pubblicata all'albo Pretoria Online, non è allegato lo schema della convenzione. E siccome il testo della delibera è diverso, il testo di quel comune è diverso dal testo della nostra delibera, ci veniva il dubbio se ci fosse, per errore sicuramente, una qualche diversità anche nel testo delle convenzioni. Sicuramente non sarà così, però siccome, ripeto, le delibere sono diverse e non conosciamo il testo della convenzione perché lì non è allegato, volevamo averne cognizione. Per il momento mi tengo qui, comunque rinnovo la richiesta relativa al contratto, non so come chiamarla, tra il comune e il segretario, e la segretaria. Prego, signora. Grazie, Presidente. Per quanto riguarda la rinuncia della dottoressa Pini, della dottoressa Vecchi, che sono venute a colloquio con noi, è stato soltanto per il semplice fatto che noi siamo in una scadenza, e quindi la possibilità che la prossima amministrazione potrebbe tranquillamente cambiare, come dovete pensare, consigliere Dal Pozzo, la nuova amministrazione ha 90 giorni per poter cambiare il segretario, questa è una regola valida, quindi mentre il dottor Graziani andava in pensione nel mese di ottobre, quindi insomma era una cosa giusto lì per terminare poi eventualmente proprio il rapporto di lavoro unilateralmente. Per quanto riguarda invece lo scioglimento, ripeto, ci sono 90 giorni per la nuova amministrazione per poter scegliere un nuovo segretario o riconfermare il segretario che già c'è. Per quanto riguarda invece la convenzione è uguale, quindi lo schema di convenzione di delibera è uguale per tutti e due i comuni, forse ci sarà qualche errore di trascrizione, ma è assolutamente uguale. E il contratto si fa con l'agenzia, il contratto si fa, nel senso che la delibera poi della sede che noi faremo andrà a verificare dall'ex agenzia comunale provinciale per il segretario. Questo mi sembra che la nuova richiesta di entrata non si deve dar posto. No. Okay. Grazie. Chi altro chiede la parola? Prego. Grazie Presidente. Io faccio riferimento. Vado senza microfono. Allora, nella delibera del comune di Gualdere è espressamente prevista anche nella convenzione che ci sia la possibilità di recesso unilaterale al contrario di almeno 90 giorni. Questa cosa, quindi, che il contratto sia a tempo, esclusivamente a tempo determinato, invece quanto contenuto nella delibera dell'altro comune, perché sorgeva. Un altro dubbio rispetto alla classe, se non sbaglio, quindi i tre comuni messi insieme appartengono a una classe inferiore rispetto alla classe di 65.000 abitanti che ci sarebbe in questo caso, quindi dobbiamo capire se
era possibile o meno. Poi un'altra questione riguarda le spese di viaggio, che sulla convenzione non sono meglio specificate, cioè nel senso che non è specificato da dove vengono calcolate le spese di viaggio, se dal comune capofila, se dalla residenza e via discorso, che poi verrà ripartita insomma, tra i comuni, come meglio specificato. Magari sarebbe bene riportarlo, questo magari potrebbe essere un errore, ma in un altro articolo piuttosto che nelle forme di consultazione, mi sembra che vada consultato tutto rispetto alle spese di viaggio. E questi erano i dubbi che personalmente avevo, quindi se ci sono delle cose. Un'altra cosa che non conosco, siccome nella durata della convenzione a tempo indeterminato, nel caso di recesso unilaterale, più su indennizzo, più su qualcosa, oppure no? Che grande. Prego, sindaco. E grazie Presidente. Allora, quando il rimborso delle spese di viaggio vengono considerate calcolate dal comune, dal comune capofila vengono considerate, quindi c'è un rimborso per un quinto per esempio che sia del costo della benzina e dicembre. Per quanto riguarda la classe, invece con il comune di Giuliano Terzino si superano i 10.000 abitanti, quindi rientriamo nella fascia di rientriamo del le comuni con popolazione compresa fra i 10.000 e 65.000 abitanti. Cos'altro mi aveva chiesto? Scusi un attimo, consigliere Primavera. Rispetto alla classe, se la segretaria prende insieme la classe. No, questa è solo la somma di tre comuni, penso che sia superiore già ai 10.000, sì. Prego, grazie. La nuova segretaria ha comunque i requisiti per essere di fascia B, quindi anche con comune tipo non so, Lanciano, per esempio, da solo che fa oltre 30.000 abitanti, di fatto non c'erano problemi. Dopotutto anche con la vecchia segretaria che se prende il corpo è di fascia B, giusto? E comunque anche la somma tra qualche re e fa figlio un re con cui eravamo convenzionati prima ci piace da superare 10.000 abitanti. Grazie. Chi altro chiede la parola? Prego, la bella. Sì, io volevo fare una domanda invece sul servizio. Cioè, precedentemente a questa convenzione, ma quanta volta avevo erogato in questo comune di Valdevere? Perfettamente. 24 e 12. Mi ricordate un cambiamento, il servizio un cambiamento. Grazie per la parola. No, perché probabilmente le perplessità sono in generale dell'articolo 7 per quanto riguarda il carattere indeterminato, perché la prima parte appunto è scritto che la presente convenzione è a tempo indeterminato e poi successivamente è scritto che essa comunque carattere precario specificando. Anche se vedendo anche la delibera dell'altro comune che riportata solamente questa prima parte non viene specificato il carattere precario nella delibera del comune di Trinitario. Può essere, non so. Lo scrivo di convenzione è stato mandato dall'altro comune, non posso. La delibera sono diverse, ma lo scrivo di convenzione è lo stesso. Chi altro chiede la parola? Nessun altro chiede la parola, dopo aver chiuso la discussione, pongo ai voti prego la dichiarazione di voto. Per dichiarazione di voto, dati i chiarimenti che sono stati forniti sulla fondatezza dei quali non abbiamo motivo di dubitare, pur segnalando che sia per il fatto che stiamo a fine mandato, sia per il fatto che comunque la scelta penso che sia fondamentale per la generalità, per la totalità
del Consiglio, noi voteremo a favore. Con invito, diciamo, nel tempo che residua, diciamo, di massimo coinvolgimento possibile, diciamo, in scelte, soprattutto quelle che magari poi potrebbero, sempre marginalmente o in maniera limitata nel tempo, coinvolgere, diciamo, anche il periodo successivo, a rendere partecipe anche questo gruppo consigliare, rinnovando la richiesta formulata ormai da 5 anni a questa parte. Grazie. Grazie. Propongo in voti la proposta di delibera numero 1, approvazione schema di convenzione in forma associata del servizio di segreteria comunale, dove ha detto le premesse delibera di esercitare in forma associata le funzioni di segreteria comunale di questo comune, di approvare la convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria tra i comuni di Guagna Greve e Giuliano Teatino. Secondo lo schema che è allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale. Mi dare mandato al sindaco di sottoscrivere la convenzione e di inviare copia della presente deliberazione al comune di Giuliano Teatino e, unitamente agli altri documenti di diritto, al ministro del Ministero, ex agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, preferimenti di competenza. Chi è favorevole? Chi è contrario si astiene. All'unanimità favorevole per immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario si astiene, tutti favorevoli all'unanimità. Secondo punto all'ordine del giorno, nomina. Prego. Dimenticato di chiederlo prima, questi documenti di rito quali sono, se è possibile saperlo? No, sono fatto più tempo. A parte la delibera e... Se si riferisce a qualcosa di particolare oppure è una, cioè, un'espressione. Prego, segretario. No, il fatto che siamo sedi vacanti, dato che è stata andata via la Tomasis, tutta la documentazione che già ci ha mandato l'ex agenzia. Secondo punto, all'ordine del giorno, nomina del revisore unico dei conti. Prego, assessore della Cina. Grazie, Presidente. Oggi con questa delibera andiamo a nominare, per cui una nomina non nomina, no? Del revisore unico dei conti. Il Consiglio mi consente di salutare e ringraziare il dottor Angelo Iacovella, che è stato revisore per 6 anni qui presso il comune di Guardiarene e con il quale si è instaurato un rapporto di fattiva collaborazione quotidiana, con un scambio di idee, di vedute sicuramente costruttive e che hanno contribuito anch'esse a rendere solido e sano questo bilancio, lavorando di comune accordo e svolgendo soprattutto quell'attività di controllo rispetto all'operato della Giunta e degli uffici finanziari. Oggi la materia della nomina delle revisioni dei conti è stata profondamente modificata dalla normativa nazionale, perché mentre l'ultima volta questo Consiglio ha scelto il revisore eleggendo tra quelli che comunque avevano i requisiti per svolgere tale funzione, la normativa invece è stata completamente stravolta. Innanzitutto prevede nei comuni sotto 15.000 abitanti non più la nomina di un collegio, bensì il revisore unico. Ma la vera novità consiste nell'estrazione, come si dice, del revisore dei conti, un'estrazione che viene fatta a caso. Infatti il 17 dicembre il comune di Guardiagrede è stato convocato presso la prefettura di Chieti e ho partecipato io a questa riunione, e in quella seduta un funzionario della prefettura, in maniera del tutto casuale ed informatica, ha proceduto all'estrazione di una terna di nomi in ordine, primo, secondo e terzo, sulla base di un albo che viene tenuto a livello regionale. Da questa attività casuale sono risultati scelti, indicati, il primo nominativo di Basilio Nata, il secondo Damiani Ascanio, il terzo parente Santa Rosana. Abbiamo avviato
le procedure, contattando il primo dei sorteggiati, e la dottoressa di Basilio Nadia, che se ben ricordo esercita la professione in alba pediatrica, ha accettato l'incarico presso il comune di Quartierrene e ha poi restituito la documentazione che abbiamo inoltrato, indicando che comunque i requisiti che non si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità. E quindi oggi il Consiglio è chiamato di fatto, ecco perché dicevo nomina o nomina, a ratificare questa scelta che comunque avviene in maniera casuale secondo il dettato imposto dalla normativa nazionale che si svolge nella prefettura. Grazie. Chi chiede la parola? Prego, Primavera. All'unanimità si sospende alle ore 19:16.